Mister, 0-3 all'andata, 3-0 al ritorno, sicuramente non il risultato che vi aspettavate, però cosa vi portate di buono dopo oggi, in vista anche della partita più importante per voi, anche della stagione, tra quattro giorni? Sì, beh, sicuramente sono due partite che abbiamo fatto in Coppa Italia diverse. 3-0 a Sassuolo è stato un risultato, penso, un po' troppo severo per noi, perché il Milan ha capitalizzato al massimo le occasioni che ha avuto, mentre noi abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo concretizzato, quindi la partita poi è andata così. Oggi invece penso che sia più meritato da parte del Milan la vittoria, perché nonostante l'avessimo preparata in pochi giorni eravamo convinti di fare una buona partita, invece il gol all'inizio ci ha un po' tagliato le gambe e non siamo riusciti più a scriverci. Ci siamo ripresi nel secondo tempo, però sicuramente questa partita è stata diversa. E cosa ci portiamo, cosa ci serve? Ci serve sicuramente a far tesoro degli errori commessi. Sappiamo che il Milan è una squadra che sta bene, in salute, ha delle giocatrici importanti e quindi sabato sarà sicuramente per noi una partita molto importante, l'ennesima partita importante di questo campionato, perché per noi ogni domenica le partite contano tanto. Sicuramente col Milan non ci nascondiamo, è una partita che vale molto per tutta la stagione, per gli obiettivi che abbiamo in testa da poter raggiungere, e quindi sicuramente sarà una partita diversa. Quindi l'obiettivo vero e proprio potrebbe essere il quinto posto, quindi la pole scudetto? Guarda, l'obiettivo è fare il massimo partita dopo partita, se questo poi ci porterà a arrivare tra le prime cinque, ben venga. Però noi abbiamo un obiettivo, ogni partita giocarla al massimo, cercare di far vedere il nostro gioco, di far vedere quello che sappiamo fare, cercare di rispettare l'avversario ma di non tenerle. E quindi queste due sconfitte ci hanno sicuramente insegnato tanto e dovremo farne tesoro per sabato. Un punto a favore può essere magari anche il poter puntare su giocatrici che magari oggi sono subentrate, che hanno dato quell'esperienza che magari a tante giovani serve e che magari può aiutare in ottica della sfida del Milan. Ma sicuramente abbiamo messo in campo oggi la formazione migliore da un punto di vista mentale e fisico, anche perché avevamo giocato una partita molto dispendiosa sabato con Napoli in campionato, e sicuramente ci sono delle giocatrici che hanno giocato un po' meno, sono subentrate, che hanno molta esperienza, che hanno qualità, che sicuramente ci potranno dare una mano, ma cosa che ha fatto anche il Milan, ha fatto riposare diverse giocatrici titolari che hanno giocato in campionato, quindi sarà sicuramente una partita di un altro tipo. Grazie. Prego.